Come fa per condividerlo subito, Ioia, sulla mia pagina? Sulla tua pagina sei messa in motion. Quindi no. Sono tre. Già tre, basta. Ma si vede il suono? Se commentano sì. Ah, ecco. Buongiorno. Buongiorno. Stamattina. Questa luce di ecco siamo in saldo. Buongiorno Serena e Lorela. E altri due persone, 11 incidenti, avete fatto colazione, tutti fuori. Ciao Mirella, Rosa, buongiorno, avete preparato il tappetino, i piedini scalzi, vado a mettere un po' di musica lì sottofondo. Allora Gamberini, ciao Auro. Una ragazza che danza con me. Ah sì? Ah, sì. E viene anche lui in palestra. Buongiorno. Parti però. Ora facciamo un sound check. Oggi siamo in due. Per body balance. Allora adesso diteci e lo vedete sul palco se si sente bene audio e voce. Dateci il feedback se si sente sia voce che musica. Camilla Baccini, buongiorno. Scriveteci nei commenti se va bene. Brava. Ma dovrebbe andare bene. In teoria nessuno si pronuncia. Secondo me l'inquadratura va un po'. No, no, buona, 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 perché tanto non lo vedono. Sei tagliato, eh? C'è via di mozzi. C'è via di mozzi. Vuoi andare a vedere? Diteci se la Filippi la vedete bene. Anche, oltre alla musica, diteci tutto. Ilaria Ronconi, buongiorno. Buongiorno, Ilariona. Tanto stai davanti alla palestra. Mi vedi tutta? Diteci se vedete tutta la Filippona o senza piedi. Dovrebbe venire fuori con atto nei commenti. Sì, come vedi l'altra volta mi dicevi che si sentiva tutto bene. Nessuno ci dice niente. A basso volume. Ilaria, Marta dov'è? Che era prossima alla formazione, giusto? La sorella, sì, quella sì, 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 esatto. Sto allevando tutte le giovani pulcelle. Ciao, ciao, Dani. Ciao Daniela, buongiorno. O Dani, lo fai, vero? Buongiorno, buongiorno. Ilariona. Senza piedi. La Marta Ronconi, senza piedi. Aspetta, ti sistemo io. Grazie. Perché lei è più alta, quindi se vedete lei, vedete anche me. Aspetta. Inclinalo. Ora? Ma ancora di più secondo me. Cioè se deve essere come lo vedo io, scusate. Così è meglio. Ce l'ha a piedi ora? Ora ce l'ha a piedi la Filippi. C'è anche un pezzettino di astuccino della Filippi sotto. L'astuccio? Letizia Meucci, buongiorno. Quindi bisogna stare un po' gobbe, devo fare un po' squat. Diteci se vedete tutta la Filippi, please. Oddio, ora no. Ora no. Ho tanto il telefono. Ecco, ora secondo me sì, meglio. Si vedono. Oh, no. Bene, 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 oh, bene. Quell'inclinazione del telefono da tenere, ok? Sì, allora. Sì, sì, sì. Questa sì. Sì, ci sono i piedi, grazie Leti, grazie millissime. Antonella, buongiorno. Come state? Cosa avete fatto ieri sera? Siete andati a cena da amici restando a dormire perché c'è il coprifuoco? Oppure siete stati a casa e stasera uscite sempre nel coprifuoco, ma l'importante è che siete qui stamattina alle 11. Aspettiamo ancora un paio di minuti, ve li diamo tre, giusto perché finite di sparecchiare la tavola della colazione. Allora sì, se no mi si taglia la festa. Stamattina siamo i due, io e l'Elena. E io la Valentina. La Valentina Nocciari, che è stata appena certificata martedì. Bravissima. Io anche delle bellissime. E sì, brava. No. Ci ha fatto la manicure. Io solo manicure fa. Cioè, vale spostare l'astuccio. Però. Ma se io l'astuccio lo levo, scusate. E gli scivola il telefono.
Sei sicura? Sì. Mariamola. Che a questa sera sai? Così? Meglio? Meglio, ma Stuccio non si vede più. La Stuccio. Ma poi che sta a vedere la Stuccio, no? Via, vai. E ciao Tina. Dicevamo, oggi, sabato, abbiamo scelto di fare la versione flessibilità. Squat, ma si scambia le gambe. Vero? Sì, lo sapevo. Quindi non si fanno gli addominali, non si fa il dorso, li faccio io martedì sera alle 19, facciamo invece la mobilità delle anche, saranno contenti tutti, e il twist, oltre agli altri brani. È un mix, abbiamo ripreso molto la release 88, il nome non vi dice niente, ma è molto scopriremo. Ciao Marina. Perfetto, grazie. Perfetto, grazie Vale, grazie del feedback. Bacio. Versione flessibilità perché comunque è un elemento alternato alla forza, serve tutto quanto, soprattutto in questo periodo che, vabbè, siamo un pochino più chiusi, l'inverno sta arrivando, come dice Josnone, tra le spalle. Winter is coming, quindi traccheggiamo ancora un po', ci diverte che... Sì, no, questa posizione è già... Gobba! E poi le opzioni, c'è anche la ragazza incinta oggi. Aspetta, fai partecipare questa persona o me fo? Pigia su quello lì. Vuoi tutte e due? Se ne fa una. Scusate. Ok. Abbiamo anche una ragazza, l'Anna Perillo sta guardando, si sì, può partecipare, certo, ti aggiungo. Ciao mamma! Buongiorno Giovi. E dicevo, abbiamo anche una ragazza, una mia amica incinta, Linda. Quindi faremo le versioni gravidanza, come ho detto già ieri sera all'interno, la ragazza che non conduce il brano farà la versione pancia. Io per l'occasione mi sono messa una maglia larga e se vuoi c'è anche la simulazione della gravidanza. Già qualche castagna ieri sera per essere più incinta, comunque per sentire la sensazione di pancia, no? Comunque atteneremo io e Valentina tutte le varie versioni. Comunque sono anche opzioni che se non, insomma, vi sentite di fare l'opzione completa, il livello più alto, ciao Linda, è lei. Lei. Le potete fare, quindi non è solo per la gravidanza, ma anche per ridurre un po' il carico, l'intensità. Tipo uomini bloccati con la schiena, esatto. Donne anche, problemi alle spalle, tutto. Ciao Maria Antonetta, buongiorno. Un bel numerino, ah, yeah. 22 di sabato mattina, grazie mille Margherita, ciao Antonella! Emanuele dov'è? Emanuele? Antonella senza Emanuele? Ho capito che è Antonella perché ha detto Emanuele, sì, perché io devo ancora capire, cioè, chi sono? Chi siamo? Dove siamo? Poi c'è la Barbara, hi, sì, hi, ciao, hi Barbara! Ma noi siamo un po' in ritardo. Ma questo video questo sotto, vedi che si parla. Sì, leggermente. Ah, ok. Sì. Leggermente nato di lì, sì, non la vale. No, di lì no, mi immagino. Siamo sempre sole e oggi proprio non la vale. Non c'è nessuno e ci sono solamente gli adesivi azzurri sul pavimento. E ciao. E quindi, però faremo finta che ci siate voi in sala, quindi se vi sentite chiamati in causa ogni tanto, perché abbiamo bisogno di connetterci con la carne, con le persone, sì. E di due non se ne fa una nullaggine. Fare la spesa. Ciao Alicia. Puoi partecipare. Facciamo una... La ciao Rossella di Cifra. Ho fatto un danno, cavolo. Che cavolo? Si vede la Stuccio. No, va bene, da solo. Sì. Ok, senti, un minuto ancora e cominciamo, va bene? Ciao Claudia Manfredini, abbiamo sempre la luce un po'... Sì, abbiamo. I jingle sono importanti nella vita. Giura, martedì sera diciamo, no, ma quanti mi dicono, dove l'hai pensato la vita? Ciao Mario. Non c'ho nemmeno l'applicazione. Ciao Linda. Questa è un'altra Linda però. Sì, nella famiglia. Non è la Linda incinta, è l'altra.
26. Potete farlo. Fatelo. Cristina, ciao, ciao. Ciao Cristina. Ciao, ciao, ciao. Ah, abbiamo due saluti al sole, perché? Perché a parte bellissimo come brano, un allenamento, ma siccome è spuntato il sole ieri, abbiamo pensato di omaggiare, esatto, omaggiare questo sole di novembre, e finalmente ci ha preso grazie, finalmente. I bucati, a meno che non abbiate salisgati o meno, non ho lasciato dice, i bucati possono stare fuori. La Daniela Capusi, ciao Dani! Buongiorno, buongiorno. Beh, Campo. Ciao! Debbie. Buongiorno. Allora, sono le 11:05. Io direi che potremmo anche cominciare. Ma il paroncone è messo. Ah, questo sono le allora, ragazzi, ci posizioniamo. Le luci ci sono. Sì, voi sì, ci sì, vedete. Sì, quindi, bravo di riscaldamento Tai Chi. Rialzo con la musica. Brava. Posizionate i piedi uniti oppure opzione Valentina sotto alle anche, opzione gravidanza. E cominciamo. Ok. Porta le braccia verso l'alto e siedi in intense pose. Rilassa le spalle. Assorbi l'ombelico e comincia a ispirando le mani al centro del petto, ispira vuota verso destra. Rilascia il petto, posizioni in profondità. Questa volta vuota verso sinistra. Poi la scelta di allungare in alto per poter creare pressione nelle gambe, calore dalle gambe alle spalle. Un'ultima torsione e poi cambia la sequenza. Ispira, apri, fondi in diagonale. E poi a sinistra. Cerca forza e stabilità delle gambe. Un movimento leggero e anche per le braccia. E anche a fronte più dietro e farò sempre la connessione dei piedi e l'appoggio centrale, poi torna in intercorso e comincia subito la torsione. Adesso adesso che ho deciso prova a scendere più in basso e prova a ruotare di più nel coste. In alto, affonda, prendi le gambe una contro l'altra, senti nella salute. Respira e riposa, goditi il respiro al movimento, la mia sequenza in più, ritorna alla prima combinazione. Respiro, respiro in profondità. E buongiorno, popolo del sabato mattina. Buongiorno, Matteo. Passi
E portale dietro, attivando i glutei. Porta avanti le braccia a 45 gradi, mani a terra e spingi dietro di nuovo. L'altra gamba adesso, mani a tre zampe, squadra sia le spalle che le anche a terra. Solleva il tallone in terra e poi porta il piede all'esterno della mano, ginocchio a terra. Solleva le braccia verso l'alto. Espira, rifletti la schiena, attiva i glutei. Porta avanti le braccia adesso, creando una linea con la schiena. Mani a terra e di nuovo un passo indietro. Di nuovo adesso alza la gamba e cala le zampe, ma stavolta apri le anche verso l'esterno. Solleva il tallone in terra, aumentando la tensione, e porta la gamba all'altezza delle mani.
Sostieni col ginocchio steso, inspira, solleva le braccia, espira, vedi bene. Avanti le braccia a 45 gradi dal pavimento, mani a terra e di nuovo un passo indietro. Adesso quando apri l'anca verso di noi, squadra le spalle verso il pavimento, solleva il talone a terra. E di nuovo il piede all'altezza delle mani, controlla il ginocchio, solleva le braccia, espira, attiva i glutei e proteggi la schiena, guarda di nuovo le braccia avanti, mani a terra, di nuovo down dog. Entriamo adesso in bear pose, quindi la posa dell'orso, con le mani sotto le spalle, le gambe sotto le anche, le ginocchia sollevate dal pavimento. E percepite la forte attivazione del core in questa posizione. Adesso espira e braccia il pose. Sequenza strike in cobra, guarda il petto tra le mani e solleva il dog. Se viene là per una versione meno intensa, quando ti sollevi la dog, attiva i glutei e arriva il collo. Inspira, portando il petto tra le mani. Ultima sequenza. Adesso muove i piedi, guarda avanti e cammina verso l'immagine del tappetino. Unisci allo cittadino, solleva le braccia e allaccia le mani dietro per uno stretch nel petto. E pronti per la sequenza. Inspira, solleva le braccia. Scendi fuoco a fondo, le mani sotto le spalle, ammorbidisci le ginocchia, due passi indietro, down dog, svolta la schiena, plank, appoggia le ginocchia se vuoi, scendi, crocodile, e attiva i glutei, devi cobra, di nuovo torna indietro, punta i piedi, down dog, guarda avanti, cammina, verso le mani, un'altra sequenza. Solleva le braccia, inspira, extende il mondo in pose, scendi, fuoco a fondo, ginocchio morbido, obbligo la colonna, due passi indietro, down dog, srotola la schiena, se vuoi adesso resta sulle mani, scendi, crocodile, espira, allinea il collo, levanta i piedi, down dog, di nuovo guarda avanti. Adesso usa il respiro per percepire l'allungamento della colonna. Due passi indietro, spingi le talloni dalle mani. Di nuovo srotola la schiena, forte sulle spalle. Inspira, scendi in crocodile. Espira, rilascia i piedi. Addome. Torna di nuovo indietro col codice al soffitto. Guarda avanti adesso e cammina. Adesso che lo sai, prova a unire tutta la sequenza fluidamente, unendola con il respiro. Srotola, sostieni dal cuore, inspira, prendi dal pavimento, energia, espira. Ti venuti in parte piedi. Spira di nuovo. Addome. Cammina avanti adesso. Prendiamoci un attimo di pausa. Allaccia le braccia dietro. Allunga il petto. Respira qui e preparati all'ultima sequenza. La salutazione. Respira, solleva le braccia. Espira, scendi fuori, pomeriggio alla colonna, ginocchia morbide. Due passi indietro, down dog. Srotola la colonna, ricorda se vuoi puoi appoggiare le ginocchia a terra. Scendi, prendi dal pavimento. Rivanta i piedi, attiva i glutei, in addome. Solleva il coccio dal pavimento, il down dog. Srotola avanti. Resta qui.
farti muovere. Adesso lentamente ruota il coccige verso il pavimento e solleva le braccia verso l'alto a creare una V, una lettera V. Unisci le scapole dietro, premi ginocchia e cosce insieme. Senti, allunga la schiena. Preparati per un passo indietro. Gira le destre per il piede destro perpendicolare alla parete e il pallone sinistro all'esterno. Solleva le braccia e allinea adesso di noi sia i fianchi che le spalle. Inspira, solleva le braccia verso l'alto, alleggerisci le spalle. Espira, apri il petto verso l'alto. Preparati per il Sun Warrior. Quindi verso destra allunga e piega. Sostituisci l'allungamento della parte esterna delle coste. Massimo respiro, allunga il braccio verso l'alto, prendi il polso, respira, scende il più, apri per allungamento. Prendendo il polso, senti, sposta l'anca verso sinistra, allunga la destra, ribalta le braccia. Puoi ammorbidire un po' il ginocchio se vuoi. E se vuoi, porta il braccio dietro per aumentare l'apertura della spalla verso il mento. E preparati per una spina in più. Entriamo adesso in mezzaluna portando le spalle per destra e solleva la gamba. E puoi restare con Elena con le braccia aperte. Oppure allaccia i gomiti dietro e apri le spalle verso il mento. Adesso scendi il squat al centro del corpo, solleva le braccia e solleva anche il tallone. E cerca di scendere più che puoi, perché ti tocca anche il corpo. Ruota sinistra con la punta del piede, pallone verso destra, spinge all'esterno, scendi e attenzione al ginocchio, deve essere allineato tra il suo nuovo braccio di due piedi. Inspira adesso, senti la differenza tra la leggerezza delle braccia e la pesantezza delle gambe. Espira, apri il petto. Adesso sai cosa succede, per questo sole di oggi allunga, apri le coste e sostieni dalla parte destra del busto e guarda se puoi scendere un po' di più, prendi adesso con l'altra mano il polso sinistro, allunga, espira e scendi. Guarda i cibili in fiamme. Stendi adesso triangle pose. Sposta la mano a destra, allungati e ribalta la posizione. Percepisci lo stretching della gamba avanti e la forza dalla laterale della gamba dietro. E se puoi, allaccia la mano fino a farmi vedere le dita sulla coscia. Apri il petto verso il mento. Resta qui. È più importante adesso la mezza luna. Spostati verso sinistra. Solleva il piede. Resta con Elena. O sfidati con me. Porta le spalle verso di me.
passiamo al nuovo equilibrio. Spieghiamo le braccia al centro del petto, scegliete voi se usare il tappeto al meno e ovviamente prima saliamo e poi scendiamo. Restiamo subito l'equilibrio sul nostro palco, poi inspiriamo lungo in alto e ricorda di vita, tu scegli l'opzione insieme alla pari, separa i piedi, ricorda i puntini della pancia. Divertiamoci con la ricocche. Ci vediamo. Guarda la gamba destra in alto. Ruota dietro. Ascolta come cambia il tuo equilibrio spostando lo sguardo. Accetta la sfida. Prova a sollevare il pallone. Molto tanto. Spingi in alto. Il corpo deve adattarsi ad ogni movimento, il corpo si deve adattare ad ogni cambiamento. Capisci? Prima cresci e poi a seconda dietro. Si guarda ogni opzione di oggi, per seguirla sempre e ascoltare il tuo corpo. È impossibile non ballare su questa canzone. Però mantieni il respiro connesso, lo sguardo. Mantieni sempre lo stato d'animo altissimo. Scegli, guarda la gamba sinistra in alto, alluna o ruota. Adesso non guardare più noi, guardi la canzone. Guardate la sfida, puoi sollevare il tallone. E se hai bevuto ieri sera, puoi appoggiare il piede in alto. Io ho bevuto. È un casino che va a male. Prendi al centro, equilibrio dinamico, solleva la gamba destra, solleva il respiro e poi tuffati indietro, gloria al tre. Linda, segui Vale, mi raccomando, poi torna insieme a noi, cresci verso l'alto, usa il movimento delle braccia per ritrovare un nuovo equilibrio. Accetta la sfida, prova a scendere un po' di più. Resta, poi richiudi, ripetersi. Inspira, cresci, espira, tuffa di dietro. All'altezza, cerca il controllo, ma cerca anche il divertimento. Come eravamo bambini, ci divertiamo a rotolare. Ok, ci portiamo in star pose, unite le piante dei piedi, le mani vanno appoggio dietro, sollevate il petto, allungate la colonna. Cominciamo a respirare e portare attenzione alla parte centrale del corpo, il bacino e la sua mobilità. Poi chiudi il piede sinistro, porta il piede destro davanti, perché la mangiare con lo schiaccio al ginocchio, sopra il polpaccio o sopra il ginocchio. Va bene neanche. Allunga avanti, poi resta con la panchina, cercando l'allungamento della colonna. Oppure con me. Proviamo il piede F, incontra il gomito contro il ginocchio. Creiamo una contrazione per poi rilassare. Contraiamo ancora. Rilascia.
ruota il twist verso destra, senti come l'apertura delle anche riesce a ruotare in prima colonna. Amici della Vale, adesso ancora qua. Che me la puoi anche cantare se sai poi. Al lupo che è ancora una colonna, la lasciamo in palma. Poi torna a centro, tutto da rifare, allora sta così, unisci ancora gli altri piedi, ok, lascia andare il ginocchio, puoi fare tutto la gravità, non ce l'abbiamo prima ora di stare, no, sta sole, minaccia, ci siete anche voi? E ho detto però con delle cartonature vostre. Adesso ancora qua, vorrei le mani al lungo della colonna e permetti al bacino di aprirsi la mano. Ma ripeti tutto, prima della destra avanti, la sinistra poi prima avanti, sopra il polpaccio e sopra il ginocchio. Sistema il bacino. Ma che qui te la puoi un po' sbagliottare, vale? E poi insieme a me, vale, contrai, chiudi il tuo vito ginocchio e rilascia. Senti quanto scende il ginocchio. Contrai ancora. Rilascia. Poi, twist. Ruota questa volta verso sinistra. Abbassi il ginocchio con la mano. Senti la torsione nel collo. Comincia a entrare. L'obiettivo del twist. Faremo dopo. Allora al centro, lascia le gambe, ci trasferiamo in frappose, piegate il tappetino, il tappeto persiano, ginocchia sulla linea delle anche, piega il martello sulla linea delle ginocchia, l'inca lo puoi fare tranquillamente anche te. Tutti tranne le dita sollevate del dito, supportate la colonna verso il mare. E poi tutti insieme uniamo le punte dei piedi dietro, scendendo in wide, spine, così. Bravo. Rilassa la schiena. Rilassa le spalle. Aspetta la fascia a vedervi. Se le metto un giorno in front pose, separa ancora i piedi. L'obiettivo qua è non scendere, ma contrarre, spingere le ginocchia verso il parquet, verso i tappeti persiani, attivare gli adduttori. Poi solo se vuoi, puoi tornare in wild child pose normale, oppure restare insieme a me, scegliere. Ascolta questa canzone che parla di unione, parla di un obiettivo comune. Allora, venite sul piano, mi raccomando. Adesso sdraiatevi, terra, con la schiena, ecco un po' più avanti, così mi vedete meglio. Quindi schiena a terra, la
torniamo al tempo. Portate lentamente le ginocchia al petto e ruotatele verso di me. Inizio a seguire la per l'opzione gravidanza e fai spazio al tuo bambino. Potete portare la gamba sopra, stesa. Potete allargare le braccia e percepire la spalla del pavimento. Se potete ruotare la testa verso la mano dietro, rilassatevi e percepite come il respiro ti aiuti a rilassare i muscoli e ad allungare la colonna. Turn me on with your electric feet. Adesso espirate e cambiate lato lentamente. Mentre le ginocchia vanno lontane da voi, se volete sollevate la gamba sopra, Linda segue sempre Elena. Allargate le braccia, la spalla e il pavimento. Respirate inspirando dal naso. E quando respirate con la bocca, rilassate la faccia. You can feel it all the time. Plug it in and change the world. In my electric car. Sei pronta ad usare il respiro. Rilassatevi. Tenere la schiena al pavimento. Allontanare ogni muscolo del vostro corpo. Show me like an electric game. Baby girl, turn me on. Adesso inspirate, espirando, tornate a sedere. Entriamo in table top. Quindi portate le mani dietro le glute e i fianchi. E sollevate il bacino al soffitto. Potete restare con le gambe piegate, allungare una gamba sola o due gambe. Ma attivate bene la parte posteriore del corpo. Scendete. Adesso lentamente venite in piedi. Portate i piedi sotto le anche e scendete con la coda. Rilassate la testa, ammorbidite le ginocchia, respirate. Godetevi questa canzone bellissima, ispirate, prendete le spalle anche allineate. Prepariamoci per il tai chi. Solleva, come ha fatto questo movimento? Stesso sempre il piede, creiamo stretch nella parte posteriore della gamba. Adesso è più lento, c'è una piccola sfida di equilibrio, ma sai dove andare. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son of Sam is the cost. This block was a sail on the bus. It's my with our hands up. When we go down, we pulling the man up. They say stay down, and we stand up. Torna adesso in fuoco. Piega le gambe, cerca di abbandonare la braccia sulle cosce. Abbandona bene la testa e fai respirare la parte posteriore della schiena. Inspira adesso, prendi dalle tibie con le mani. Allunga la schiena. La parte posteriore delle gambe. Torna giù adesso e allaccia le braccia dietro la schiena, creando lo stretching delle spalle.
alzò la testa e guarda il cuore verso il soffitto. Resta ancora qua. E quando lascia il corpo e prendi le mani per te. E adesso sai cosa viene. Lascia andare il piede. E allora cerca di prendere tutti i punti della musica. Se questo è un momento più davvero di questo sarà la mattina. It's to stay peaceful, we say. Our music is the past that we breathe through. So we had a dream, we had an epiphany. Now we write the poems. Nessuno può vincere una guerra da solo. Qui di oggi siamo insieme. Qui per allenarci. Adesso portate la gamba dietro e scendete. Allungate la gamba destra avanti. Allungate la sinistra. Lasciate con la mano opposta alla gamba. Inspirate, respirando scendete. Guardate la fronte sul ginocchio. Respirate adesso a piedi verso sinistra. Aprite il petto. Adesso prendete la gamba. Quindi la nuca a sinistra, dietro a destra. E di nuovo guarda la mano opposta contro la gamba. Respira, scendete. L'ultimo brano che era allungare parte inferiore del corpo, specialmente gli adduttori, non so neanche spiegato perché lei ha fatto danza e io sono mobile, però cerchiamo di aggiustare la posizione come il nostro corpo si riesce a posizionarsi non si riesce. Se avete tensione all'interno degli adduttori, sollevate le ginocchia come fa male e poi piano piano ci lasciamo andare. E lo faccio perché è un po' molto serio oggi, Sono solo io, sono molto più ok, siamo in crescendo. Lì da scendere dove la macchina non riesce a portare. Rilascia le spalle. Fai fare tutto alla gravità. Tengo il respiro nella colonna. Fa scivolare il lungo ogni vertebra. Abbandonati completamente. Senti il profondo stretching nella parte interna del corpo. Sdoblo la colonna e sali. Tieni le ginocchia, chiudi le gambe dolcemente al centro. E poi stai a te. Allunga la gamba davanti a noi. Sdoblo l'opposta, afferrala, tirala leggermente dietro. Sentendo lo stretching con la parte esterna. Fai attenzione però a non sollevare il bacino e se vuoi qualcosa in più ti scagli la gamba sotto. Maria Antonietta, ci sei? Torna al centro lentamente. Ispira, allunga la gamba dietro.
espira, afuera la chiudi, rilare, mi raccomando, risuona la pancina, rilassa fuori la mente, le spalle. Poi torna al centro, unisci i piedi, abbassa i gomiti, sovrando le ginocchia, scendi in butterfly pose. Resta qua. Ricordati di quest'ultima pose. Respira lentamente e se vuoi chiudi gli occhi. E poi adesso riapri gli occhi piano piano, chiudi le ginocchia, ruota verso di noi, e noi scendiamo dal palco. Siamo sole, vero? No, 15, 14. Ragazzi, questo era Body Balance del sabato mattina, pressione e flessibilità. Perdonateci per tutto qua con il microfono. Speriamo che abbiate sentito, abbiamo un po' fatto in corsa. Allora. No, ma mi sento okay. Dal telefono. Speriamo che sia stato tutto nella migliore delle situazioni. Abbiamo anche aspetto la luce di Sanremo, era un po' troppo anche a voi. Cosa vi dobbiamo dire? Intanto vi auguriamo buona domenica, non ascolto male perché se no c'è una ricordatura, bella stanca. Buon sabato, buona domenica. Ci vediamo con Body Balance, Antonella Fotera, grazie a voi. Prima di tutte le cose devo dire, poi vi saluto perché è la parte più bella in realtà. Martedì, allora ci vediamo da Plenty la prossima settimana, martedì alle 19 anziché alle 18, perché alle 18 abbiamo pensato di mettere Body Pump. Thank you Barbara. Quindi martedì sera alle 19, ok? Sarò solo io, sì, la Vale. Non c'è. Grazie, la Vale segue da casa con Aldo. Da casa, sì, un po' fa selfie. E che dirvi? Ma immaginiamo che siete stati super bravi. Sicuramente. Il gruppo del sabato e quello del martedì, del giovedì e venerdì sono tutti fantastici. Mi siete un po' mancati in realtà. Non vi ho neanche sgridato, brontolato, perché siete stati bravissimi. Io lo so dall'altra parte del telefono, l'iPad, la televisione, Vale, le visti. Certo, erano lì, guarda. No, c'è una signora sul terrazzo. Che prende panni. Ciao Ale! Ale, che hai fatto? Ale, siamo i bellini. Non hai fatto la prossima volta. Dobbiamo fare anche un reminder per le donazioni alla palestra. Fallo tu, essendo... Io non sono neanche... No. Cioè, io semmai devo donare, ragazzi, essendo... La regia ricordano che queste edizioni sono... disponibili grazie alle vostre donazioni. Grazie mille. A nome della palestra. In nome della palestra di Evolution di tutto lo staff, vi ringraziamo tantissimo. E grazie di tutto. Grazie. Avete domande, dubbi, perplessità? Linda, spero tu abbia seguito bene. Noi insomma ci siamo. Abbiamo fatto il possibile per farvi. L'Elena c'ha direttamente la simulazione, direttamente. Real life simulation. Perché avere un insegnante squartano? Ma puoi avere l'Elena, col suo panciotto. Quindi, insomma, noi abbiamo fatto il possibile per seguirti, anche se non eri qui con noi, però c'eri. Quindi grazie a tutti voi. Ti piange. Ok, allora vi salutiamo ufficialmente, quindi buon pranzo, mamma arrivo. Butta la pasta. No, la pasta oggi collo. Vabbè, anch'io, Giovanna. Un bacione grandissimo. Ciao ragazzi. Ciao.